paese di furore per raccontarvi l'inferno di furore. Le fiamme sono partite dal basso, si stanno raggiungendo in alto. Qui abbiamo gli elicotteri che incessantemente, da oltre 3 ore, stanno battagliando con vari focolari che si presentano nel vallone. Pochi minuti fa abbiamo incontrato il sindaco ed era preoccupatissimo perché da stamattina, da quando sono stati avvistati i canadesi e gli elicotteri, essi sono potuti arrivare solamente in tarda mattinata. Intanto l'inferno lo tocchiamo con mano perché è tutto bruciato. Questo è il vallone che poi, arrivando a valla, sfocia, arrivando al livello del mare, sfocia in quello che diventa la zona, il fiordo di furore, dove in questo momento si stanno svolgendo i tuffi dalle grandi altezze. Vediamo lì il lungo delle barche in cima al fuoco e nel cielo svolazzare sia gli elicotteri che i Canadair. I Canadair sono appena andati via, anche perché imperversa sulla collina alle spalle di Maiori, quella terrazzata, un altro grosso incendio.